Mi sono chiesto a volte, è una domanda un po' singolare, mi rendo conto, come faremmo se non avessimo la parola mito? La parola mito, infatti, è entrata nel lessico contemporaneo, nel, diciamo, linguaggio della conversazione di tutti i giorni, in un modo veramente pervasivo. Diciamo che è un mito, un giocatore straordinario, famoso, molto bravo. Diciamo che è un mito, un cantante rock, oppure anche un cantante di opera lirica che a 80 anni ancora continua a cantare, come è successo di recente, splendidamente, con una voce di baritono. Diciamo che è un mito, gli studenti lo dicono, un professore, una professoressa, che o è particolarmente brava, bravo, particolarmente simpatica, simpatico, o anche particolarmente generosa nei voti. Insomma, la prof è un mito, ecco. Usiamo mito in tantissime accezioni, così come lo usiamo anche in maniera più circospetta quando vogliamo prendere le distanze da certi fenomeni culturali o storici del passato. Per esempio, quando si parla del mito del Risorgimento, mettendo in evidenza come questo movimento storico di enorme importanza per il nostro paese in realtà abbia avuto anche degli aspetti, come si dice, di mitizzazione, cioè di trasformazione in un certo senso fantastica, ideologica o quel che sia. Insomma, mito è una parola onnipresente. Da dove viene questa parola? Beh, semplice, mitos è una parola greca che per i greci significa racconto, discorso, parola. E però, se noi pensassimo che sin dall'inizio mitos, o mito quindi, vuol dire quello che vuol dire anche per noi, cioè sostanzialmente un racconto, un discorso, quindi una figura che sta al centro di una narrazione, che però ha caratteri fantastici, soprannaturali, eccessivi, non completamente credibili, questo è sostanzialmente poi il significato di mito quando lo utilizziamo per descrivere un racconto. È un mito, sì, nel senso che ci seduce, è bellissimo, si fa ascoltare, si fa leggere, se siamo a teatro assistiamo con passione alla rappresentazione di un certo mito, però si sa che non è vero, cioè è distinto dalla storia o perlomeno da ciò che noi accertiamo come fatto storico. Ecco, se si pensa che questo sia il significato di mitos fino all'inizio, fin dagli inizi della cultura greca, ci sbagliamo, perché in realtà il mitos nella epica arcaica, in Omero, in Esiodo, indica un discorso che è estremamente autorevole, è un discorso che deve essere non solo creduto, ma preso molto sul serio e in un certo senso eseguito da a chi lo ascolta. E quindi è mitzos, per esempio, il discorso che celebra, che recita l'eroe, il re scettrato nell'assemblea. È mitzos il discorso molto duro, molto severo, che lo spalviero dice all'usignuolo che ha appena ghermito in Esiodo, e gli dice: beh, insomma, ormai tu sei perso, non c'è più niente da fare, io ti ho afferrato, i forti vincono sempre sui deboli. Questo è un mitos. E così quando Poseidone si adira per come lo sta trattando suo fratello, che è Zeus, il suo discorso di replica potente, un dio, è un mitos. E così discorrendo, insomma, anche nella filosofia arcaica, filosofia greca, più arcaica, mitos indica il discorso autorevole. È solo col tempo che poi questa parola pian piano si modifica e a cominciare forse da Pindaro, sicuramente da Erodoto, che assume quelle connotazioni fantastiche, quelle connotazioni in qualche modo di non credibilità che ha per noi tuttora il mitos. Con un'avvertenza però, i mitos dei greci continuano ad essere, anche quando diventano quello che diventano, cioè discorsi che non sono completamente credibili, perché hanno del soprannaturale, hanno del meraviglioso, non sono però discorsi inutili, non sono chiacchiere.
Sono cose da prendere estremamente sul serio, nonostante il loro carattere fantasioso. E qui direi che l'esempio migliore ce la dà non la Grecia, ma Roma, e così facciamo un salto anche di civiltà, perché il processo è molto simile. I romani non usano il termine mitos per indicare quello che stiamo dicendo, ma usano il termine fabula. Che cosa sono le fabule? Le fabule sono appunto dei racconti che hanno del fantasioso, che non sono credibili, che non sono storici. Però Livio, nel proemio delle sue opere, quando racconta dei fatti di Troia, quando racconta della nascita dei gemelli cioè di Romolo e Remo, da Marte e da una vestale, lui dice: questi racconti che sono fabule, che sono fabulosi, io non li posso né accettare, né respingere, né coaccipere, né repellere. Perché? Non li può accettare perché non sono storici, non è storia, non ci sono gli incorrupta monumenta e storie, come lui dice, testimonianze certe della storia. Però non li posso neanche respingere, perché provate a pensare cosa accadrebbe se uno negasse in blocco tutto questo insieme, diciamo, mitologico delle origini di Roma. Non ci fosse più Enea, non ci crediamo, non crediamo che siamo discendenti dai troiani, non crediamo che siano esistiti Romolo e Remo, che fossero stati adattati da una lupa, cioè gli crolla tutta l'impalcatura culturale, no? Perché Romolo e Remo, che si disputano la fondazione di Roma, nello stesso momento fondano una cosa fondamentale per i romani, cioè la divinazione, osservando gli uccelli. E così Roma è piena di luoghi che portano nomi che sono legati a queste fabule, così come in Grecia ci sono moltissimi luoghi che sono connessi a Mitsoi, così come ci sono moltissimi rituali religiosi che sono connessi, che hanno la base, hanno un mezzo sul racconto. Allora, ecco, questo è lo statuto meraviglioso del mitos, della fabula. È un qualche cosa che si sa che è una fabula, che è un mitos, che quindi è credibile ma fino a un certo punto, ma contemporaneamente che è molto importante, di cui non si può fare a meno. Fate un salto di qualche migliaia di anni e arrivate a noi. Noi ancora continuiamo a leggere i miti, ancora continuiamo a studiarli, ancora continuiamo a cercarvi delle cose. Gli storici vi cercano testimonianze nascoste di eventi non altrimenti tramandati, gli studiosi di letteratura ci cercano le origini, gli archetipi, diciamo, di certe forme letterarie, gli antropologi le testimonianze di determinati rituali e la spiegazione di questi rituali. E non parliamo dei psicanalisti. Gli psicanalisti, dopo Freud e Jung, hanno fatto del mito greco addirittura uno strumento per interpretare il profondo, per interpretare la psiche. Quindi del mito in qualche modo non si può fare a meno. È fantastica questa posizione, diciamo, ambivalente del mito fra credibile e incredibile, fra fondamentale e inaccettabile. Ecco, questo è ciò che probabilmente la cifra che meglio caratterizza il discorso che noi chiamiamo mito. Quale genere di discorso può ambire a essere definito mito? Questa in realtà è come dire, è una discussione difficile da fare, perché è la categoria mito, è una categoria assolutamente discutibile. Marcel Detienne, in un famoso libro ancora splendido, ancora leggibile, parlava di invenzione della mitologia, cioè la mitologia in fondo, lui dice, non è mai esistita, un'invenzione del Settecento, un'invenzione degli studiosi che hanno dato dignità, hanno dato nome, hanno caratterizzato come miti dei racconti. Però, se vogliamo in qualche modo fidarci di questa caratteristica, dire beh, in fondo i miti esistono, ancora ci sono due criteri che si possono usare, che non sono infallibili, ma che comunque aiutano a capire, e quindi, come tale, secondo me, tutte le cose che aiutano a capire hanno un merito. Il primo è che si deve trattare di un racconto tradizionale, cioè di un racconto che sta dentro una traduzione culturale propria di una certa cultura. Non deve essere un racconto estravagante che nessuno conosce, deve essere un racconto che sta lì, che
da un po' di tempo, che è noto, che fa parte, diciamo, del patrimonio di quella cultura. E in questo senso i miti classici, beh, quelli, come dire, hanno la caratteristica della tradizionalità, no? Stanno dentro, no? Se uno dice Edipo si capisce subito a che cosa si riferisce. Se io dico Antigone, ah già, è quell'eroina, quella che aveva lottato con lo zio perché voleva seppellire il fratello, insomma, come dire, stanno dentro, no? Poi ci sono le statue che lo testimoniano, le riprese teatrali, le immagini dipinte, insomma, sono tradizionali questi racconti, ma soprattutto, ecco, e questo mi pare forse l'aspetto più prezioso del mito, il mito deve essere un racconto significativo. In che senso? Deve avere, possedere già la capacità di fare contesto, di articolarsi con tante altre cose dentro una cultura. Non deve essere un racconto che viene lì da solo, ma che automaticamente fa contesto, crea connessioni. Dico Edipo, Edipo fa subito connessione con cosa? Mamma mia, con l'incesto, con l'uccisione del padre, addirittura con la colpa. È innocente Edipo o è colpevole? È un mostro, eppure lui non voleva fare quello che ha fatto. Cioè, di colpo, questo racconto mette in gioco tutta una serie di connessioni culturali che sono fondamentali, che sono ancora fondamentali e che ancor più lo erano per i greci, o per i romani quando li riprendevano, ne inventavano dei propri. Prendete ancora il caso di Romolo e Remo. Romolo e Remo sono un disco mito, una fabula assolutamente tradizionale che contemporaneamente accidenti sia significativa. Fonda tutto, cioè, non solo perché fondano la città, che mi sembra già una cosa, come dire, di una certa importanza, ma pensate al fatto di Romolo che uccide Remo perché salta il muro. Compiendo quest'atto, lui che cosa dice? Dice, le mura sono fondamentali e lo saranno sempre per Roma, sono il limite che distingue lo spazio urbano dallo spazio esterno. Lì ci passa il pomerium e al di fuori del pomerium l'esercito può portare le armi, nel pomerium dentro no, non si può entrare con le armi. E chiunque passa quel muro senza essere autorizzato viene ucciso perché? Perché c'è la cittadinanza, perché evidentemente sta violando qualche cosa che è un principio fondamentale per i romani. E così, diciamo, tutte le leggi che Roma ha fatto, che gli vengono attribuiti. Ecco, questo è un mito che crea connessioni, che vive di connessioni. Credo che la stessa cosa si potrebbe anche dire per tanti racconti importanti dell'epoca moderna, che come tale potrebbero essere anche chiamati miti. Perché no? Cioè, ce ne sono tanti che ancora oggi si radicano, per esempio, con i nomi delle strade, con certe conquiste culturali che sono state fatte nella nostra Italia o in Europa o nel mondo e via discorrendo, fino al punto che poi i miti possano essere rovesciati. E con questo vorrei concludere questa breve, troppo breve riflessione su un argomento talmente grande che tanto vale trattarlo in poco tempo, perché altrimenti ci vorrebbero giorni. I miti possono essere rovesciati. Che cosa voglio dire? Pensate alla statua che è stata fatta di recente da uno scultore italo-argentino, si chiama Garbati, e che verrà posta di fronte al tribunale a New York, nel quale è stato giudicato Weinstein, cioè il violentatore, quello che ha dato origine al fenomeno del MeToo, alla rivolta delle donne che si sono sentite profondamente offese, in particolare da lui, ma che è diventato poi lui il simbolo di tutta la prevaricazione maschile sulle donne. Che cosa rappresenta questa statua? Immaginate una donna alta, piuttosto nerboruta, completamente nuda, che regge nella mano una spada, nell'altra mano una testa tagliata. È il Perseo dei Cellini, uguale al Perseo dei Cellini, salvo che a reggere la spada e la testa non è Perseo, ma è Medusa.
E la testa tagliata è quella di Perseo, non è più quella di Medusa. Il mito si è rovesciato, le donne si vendicano in qualche modo, no? Questa Medusa, che era stata purtroppo, come racconta il mito, una fanciulla violentata da Poseidone e punita da Atena perché questo stupro era avvenuto nel suo tempio, quindi no, non aveva punito Poseidone, non se l'era presa con lui, se l'era presa con la ragazza, che secondo lei aveva in qualche modo infranto la castità del suo tempio. Ecco, questo mito, diciamo, di prevaricazione dell'uomo sulla donna e poi quindi di Perseo che taglia la testa a lei divenuta mostro dopo che Atena l'aveva punita in quel modo, viene rovesciato. Di nuovo il mito crea contesto. Immediatamente io vedo questa cosa e dico, ah, guarda, questo è il rovesciamento di Medusa e di Perseo. Ma perché? Perché so che c'erano Medusa, che c'è stato Perseo, che conosco la vicenda. Almeno io me l'auguro, perché non lo so quanti newyorkesi poi passando di lì capiranno, ci avranno tutti questi presupposti, ma speriamo di sì, insomma, che la scuola funzioni. Concludo dicendo, è un rovesciamento del mito e questo nel mito è normale, i miti si rovesciano per comunicare fratture culturali importanti, spessissimo questo avviene attraverso il racconto mitico. Nella fattispecie questo è un rovesciamento che a me personalmente non è piaciuto. Perché baratta violenza con violenza. Le donne hanno il diritto sacrosanto di chiedere giustizia e di ottenerla, e hanno il diritto di non ricevere più quello sguardo maschile predatorio, diciamo, che hanno messo in evidenza. Però tagliare la testa a Perseo, ovvero sia, tagliare la testa a Weinstein, mi pare che paghi violenza con violenza, questo occhio per occhio, dente per dente. Non ha mai portato bene a nessuno. Vi ringrazio, arrivederci.